In quell'occasione c'è stata una partecipazione massiccia, forse unica come dato, sul territorio nazionale, insomma, in termini percentuali, portare 1.400 persone a scegliere il candidato sindaco non è cosa da poco. E da quella competizione, insomma, è venuto fuori che il candidato prescelto dalla maggioranza di chi è andato a votare è stato il dottore Filippo Toppo. Evidentemente questo risultato ha infastidito qualcuno che voleva probabilmente fare a tutti i costi il candidato sindaco, principalmente contro la volontà probabilmente del suo partito. Forse con un'altra coalizione voleva fare. Forse sì, perché si sono visti anche degli elettori lontani dalla nostra area, no? Che sono venuti quella domenica del 17 di aprile a votare in piazza, perché volevano portare a termine un altro progetto, che il PD non, a cui il PD non era interessato. E alla fine le cose si sono messe a posto, insomma, quella lista si è ricomposta, tranne alcuni ex consiglieri intelligenti che hanno preso le distanze in tempo utile e conoscete un po' la storia alla fine di quella